Senti, mi interessava approfondire particolarmente il discorso delle tue, dei tuoi libri meravigliosi e utilissimi e chiaramente gratis, come, come hai sempre sottolineato tu. Raccontami di cosa parlano. Allora sì, te lo racconto subito, però siccome abbiamo lasciato il discorso a metà sembra che siamo arrivati che io non sono riuscito a lavorare come fonico. No, avrei ripreso allora, comunque. Tanto per puntualizzare possiamo solamente concludere dicendo che da lì mi sono spostato sulla didattica, portando però avanti progetti miei, quindi ho accumulato esperienza, diciamo, in campo audio un po' sulle mie spalle, conoscendo anche molti insegnanti, facendo molte scuole, e poi da lì ho deciso di portare questa conoscenza di cui ero in possesso ai musicisti. Perché ho visto che il primo disco che ho fatto, che poi tra l'altro per una serie di cose alla fine non è mai uscito, quindi speriamo di farlo uscire prima possibile, per far capire che veramente non mi sto inventando le cose, certo. Sono cose reali. Sono riuscito a fare, diciamo, un disco professionale, a produrlo praticamente tutto in pre-produzione, soprattutto in tracking, con una struttura molto povera. E quindi mi sono detto, se sono riuscito io a farlo, che ho delle competenze abbastanza basilari, perché non divulgare agli altri musicisti queste conoscenze, perché possono anche loro applicare dei concetti anche teorici, se vogliamo, per ottenere dei buoni risultati, anzi direi ottimi, anche in ambito home recording. E così mi è venuta in mente l'idea di fare il mio blog. Ho scritto alcuni articoli che sono piaciuti sulla stereofonia, su altre cose, poi ho pensato, perché non fare un ebook? Ho fatto il primo ebook, che si intitola I 7 trucchi per plasmare il sound della tua band, dedicato ai musicisti che lavorano in sala prove. Dopo, a distanza di mesi, ne ho fatto un altro più corposo, che si chiama Riprendere il tuo live left and right. E devo dire che hanno aiutato molti musicisti dai commenti che mi sono arrivati, perché sono state informazioni molto pratiche, ecco. Tra l'altro, Eddie, volevo avvisarti di una cosa. C'è questa scritta che gravita qua attorno, scuolasuono.com. Non so se vuoi modificare, c'è una virgola all'inizio anziché un punto. Vabbè, vizio di forma. Più che altro, se mi fai la cortesia di sostituire il .com col .it, perché come forse ti anticipavo, sono in un momento di rivoluzione, quindi dal .com al .it con grandissime evoluzioni. Guarda, la virgola stava appunto a significare il cambiamento che sarebbe arrivato fra poco, e aspettavo giusto il punto it. Come mai hai deciso di passare dal com al punto it? Ti dico la verità, Eddie. Qualche mese fa sono stato, diciamo così, ho avuto una brutta esperienza con delle persone che ritenevo miei partner fidati, e praticamente mi è successo un po' la stessa cosa che mi è successo quando ero in una band. Non so se vi è mai capitato, mettete in piedi una band, allora nel mio caso avevo la sala prove, batterista con la sala prove, la band, ho trovato bassista, chitarrista, tastierista, cantante. Assieme al chitarrista abbiamo messo insieme una nutrita band, anche di gente abbastanza brava a suonare. Poi a un certo punto io e il chitarrista siamo rimasti da soli perché i componenti aggiuntivi si sono fatti un gruppo per gli affari loro. Ecco, ottimo. Siccome mi è successa una cosa del genere proprio adesso in campo internet, nel momento in cui cercavo di rilanciare scuolasuono.com, mi sono detto basta, parto da zero, no? Adesso dichiaro guerra a tutti quei musicisti e quelle persone che si prendono un impegno e che tirano pacco o che ti danno una pugnalata alla schiena. E quindi sono qua a combattere con la mia mission, sono qua a combattere contro i mulini a vento, contro le persone che non capiscono, ma non solo per quanto mi riguarda, veramente anche per quanto riguarda molti altri musicisti, la fatica che c'è dietro allo studiare uno strumento, a mettere insieme le prove, a fare i brani. Tutte quelle persone che non riescono a fare squadra, da una parte, questo, quindi
ho deciso di passare dal .com al .it proprio per fare una rivoluzione completa nel mondo del mio sito. Lasciamo il vecchio e passiamo al nuovo. Scuolasuono.it lo dedicherò interamente, al di là di questa mia battaglia contro i mulini a vento, alle persone che desiderano ardentemente trovare suoni originali. Beh, questa è, mi sembra una cosa... cioè, le persone, i musicisti, cioè, io ho online, ho attualmente, mentre stiamo registrando questo video, una scuola di recording. L'ho chiamata scuola di recording per musicisti perché non mi sentivo di chiamarla corso per tecnico del suono. Certo. Poi, grazie all'abilità di un mio collaboratore, per la poca esperienza e conoscenze che ho io, siamo riusciti a mettere insieme invece un vero corso per tecnici del suono. E questa però è una cosa che si addice ad alcuni musicisti, non a tutti. Questo sicuramente. Ecco perché non tutti i musicisti vogliono diventare un fonico professionista, però a noi piace la teoria, le fasi, i compressori studiati nel dettaglio, i reverberi, eccetera eccetera. Quindi... però non a tutti i musicisti serve questo. A molti musicisti serve nel pratico riuscire a ottenere un sound buono con magari pochi mezzi. E anche io personalmente la mia idea è quella di dare gli strumenti ai musicisti, e poi concludo, ti lascio parlare, dare gli strumenti ai musicisti per trovare dei sound originali e interessanti, per svincolarsi da quelli che sono i soliti cliché, oppure per svilupparli in maniera più professionale. Quindi non solo un sistema di informazioni per, chiamiamoli, newbie, ossia chi si avvicina per primo alla registrazione, ma anche per chi vuole approfondire tutto quello che è la ricerca della purezza del suono, piuttosto che, questa è una cosa molto, molto interessante, anche abbastanza inusuale. Di solito si danno informazioni diverse, quindi questo è ottimo. Quindi ricordiamo che scuolasuono.com diventerà punto it, e quindi una nuova rinascita per questo progetto che ormai dura da un bel po', assolutamente. Quindi questa è una cosa, anzi, che... è come dire Rambo 1, Rambo 2, vabbè. Beh, ottimo, sì. Come facevano la vendetta. Come facevano i Deep Purple una volta con gli album Mark 1, Mark 2, o le Zeppelin 1 e le Zeppelin 2. Va benissimo, esatto. Fantastico. Senti, ti ringrazio per questa chiacchierata, partito un po' in ritardo, ma va bene lo stesso, l'importante è andare avanti. C'è qualche consiglio che vuoi dare appunto a chi si approccia al tuo progetto e poi all'home recording? Ma il consiglio che io mi sento di dare è di studiare tanto il proprio strumento, ma di non farselo venire come nervoso, diciamo, di approcciarsi in maniera il più creativa, il più divertente possibile, perché questo paga sia in termini di scrittura musicale che di feeling con gli altri musicisti. Quindi lasciate stare gli aspetti tecnici, remo un po' contro di me, però gli aspetti tecnici sono secondari. Curate prima il rapporto interpersonale, cercate di essere persone corrette, e sicuramente la storia, non dico vi darà ragione, ma addirittura vi agevolerà. Ecco, se sarete persone corrette, interessanti e artistiche, sicuramente secondo me ne verrà fuori qualcosa di buono per voi, e perché no, anche a livello economico, per poter vivere con la musica. Non faccio solo demagogia, quindi questo è il mio spassionato consiglio. Perfetto, allora vi per aspettiamo. Chi vuole, anzi, per continuare a seguirmi, esatto, potete visitare scuolasuono.it, lasciare la vostra email e vi contatto io nel momento in cui ci sono nuovi sviluppi, perché non ho ancora i tempi predefiniti. L'idea è quella, tra un po' partiamo, quindi per seguirmi scuolasuono.it, nome email, e vi contatto io. Fantastico. Allora sì, il consiglio è giusto, mi sembra molto molto interessante. Studiate, ma metteteci anche anima e cuore, che è la cosa principale. E ci lasciamo con Have a Nice Days di Bon Jovi. Ti ringrazio e aspettiamo news per il tuo progetto. Ok. Grazie. Ciao. Ciao.